Tanto grazie dell'invito, naturalmente è un piacere parlare di questo tema, mi dispiace farlo senza Extinction Rebellion, però dico che almeno lunedì in Polonia al World Urban Forum parleremo insieme delle assemblee sul clima, quindi magari sarà l'occasione per recuperare. Le assemblee cittadine e in particolare la prima sul clima nascono in realtà dalla richiesta di movimento, cioè nascono dal fatto che Extinction Rebellion, con uno sciopero per la fame, ha chiesto al nostro comune di dichiarare l'emergenza climatica, riconoscerla con un ordine del giorno, una delibera che avevano diversi punti al loro interno, e uno di questi era proprio la costituzione dell'assemblea cittadina. E questo chiaramente non poteva poi avere le gambe all'interno dell'istituzione senza dei consiglieri e delle consigliere comunali che accogliessero questa proposta, la facessero propria. E alla fine dello scorso mandato diversi consiglieri, anch'io ero diciamo parte di questo gruppo nella veste di consigliera, hanno proposto la modifica dello statuto per inserire questo nuovo istituto di partecipazione che si affianca alla petizione, alla delibera e alla istruttoria partecipata, all'istruttoria pubblica. Ce ne sono state due nello scorso mandato, quella sui prati di Caprara, il comparto diciamo ovest della città, e quella sul disagio abitativo, e sono appunto un luogo di partecipazione in cui sostanzialmente con la raccolta di 2000 firme si chiede l'istituzione di un'istruttoria, quindi si tratta poi in consiglio comunale un determinato tema suggerito direttamente dalla cittadinanza. E c'è poi un istituto simile con cui invece si scrive direttamente una delibera che, raccolte 2000 firme, viene proposta al Consiglio Comunale che la discute direttamente, mentre nell'istruttoria c'è un processo di discussione partecipata del tema prima di arrivare appunto all'esito, al voto, alla discussione in consiglio di un documento. L'assemblea cittadina è una cosa ancora nuova, prende anche un po' le mosse da quello che si stava facendo in altri paesi. Alcuni esempi molto interessanti li abbiamo appena sentiti, anche chiaramente quello che si stava facendo in Francia con le assemblee cittadine sul clima. L'idea è sostanzialmente di avere un istituto di partecipazione con una selezione di cittadini e cittadine a campione. Questo è un tema fondamentale. Stiamo prevedendo il numero di 100 cittadini e cittadine, quindi un numero comunque significativo, che vengono selezionati a campione e poi ricevono un gettone di partecipazione, quindi la loro partecipazione viene corrisposta, viene riconosciuta e gli si dà una dignità anche in termini economici, un po' in analogia con quello che succede con i consiglieri comunali, con la presenza, il gettone di presenza in commissione. Contribuiscono a creare delle proposte da sottoporre poi al consiglio comunale, avendo però ricevuto un percorso di formazione e discussione tecnica sul tema. Quindi, per esempio, partendo da quelle sul clima, che stiamo istituendo come primo esempio di assemblee cittadine, che in realtà potranno essere su qualsiasi argomento, ma stiamo prevedendo che la prima edizione sia sul clima, l'idea è che appunto ci siano c'è un comitato tecnico scientifico, ci sono degli esperti che si confrontano insieme a questi 100 cittadini selezionati, fornendo una base e un supporto di conoscenza per affrontare un determinato tema. Dopodiché i cittadini e le cittadine si trovano in un ciclo di incontri, pensiamo a 10, che sono sia nel fine settimana che nell'orario feriale, no? Si sta cercando davvero di costruire un percorso che dia le garanzie a tutti e a tutti di poter partecipare, fino a quando non si crea un testo, un documento, una proposta da avanzare in consiglio. E lo si fa con il metodo del consenso, almeno l'idea è di privilegiare il metodo del consenso, e solo qualora non si riuscisse ad arrivare a una proposta utilizzando il metodo del consenso, allora passare a una votazione. Come stiamo pensando di fare il campione in modo che sia rappresentativo? Non è ancora definitiva, sono cose su cui stiamo ragionando proprio in questo momento, però se teniamo quel numero di 100 cittadini e cittadine, l'idea è di averne 10 per ogni quartiere. Abbiamo 6 quartieri, perché non possiamo avere una proposta che è formata solo dai residenti dei Colli, come solo dai residenti del quartiere San Donato, per dire. Che ci siano o 10 o 20, stiamo guardando come creare l'equilibrio perfetto, studenti universitari, perché riconosciamo che l'università
è una componente fondamentale della nostra città, la sua comunità studentesca, anche di docenza, di ricerca, deve essere rappresentata all'interno delle decisioni della nostra città, così come dei pendolari residenti fuori comune che però ogni giorno lavorano in questa città, quindi sono i classici city user che non avrebbero diritto di residenza e quindi di voto e di espressione, diciamo, classica delle forme di scelta sulla nostra città, tuttavia vivono nella nostra città quotidianamente, quindi devono partecipare. Questo va a formare il numero dei 100. Sulla base dei casi esaminati, anche dello studio che è stato fatto comparativo di istituti di questo tipo, anche a partire da esperienze e da competenze fondamentali come quelle del professor Levansky, stiamo ipotizzando uno sviluppo dell'assemblea su circa appunto 10 giornate nell'arco di 3-4 mesi. E questo insomma è un po' lo scheletro del progetto. Come è venuta la scelta della prima, di incentrare la prima sul clima? Chiaramente a partire dal movimento, che era un movimento ambientalista, quindi chiedeva che la prima assemblea la prima assemblea cittadina fosse sul clima, ma abbiamo fatto un passo in più, nel senso che, come sapete, il Comune di Bologna negli scorsi mesi ha portato avanti un lavoro molto importante, cioè candidare la nostra città ad essere parte della missione europea, delle 100 città europee che mirano ad annullare le emissioni e arrivare allo zero netto, per la verità, entro il 2030. Questa missione sarà finanziata dal programma Horizon con 360 milioni di euro per il biennio 2022-2023 sulle 100 città, a copertura delle spese iniziali per interventi di mobilità, risparmio energetico, pianificazione urbana sostenibile, con la possibilità anche di costruire iniziative congiunte fra le città, e anche molto favorita la possibilità di creare economia di scala, di creare anche il gruppo delle Net Zero Cities, che produce poi finanziamenti aggiuntivi, oltre ad avere un label che dà la possibilità di attrarre investimenti e facilitazioni con la Banca Europea degli Investimenti. Ora, uno degli obiettivi centrali della missione è quello di costruire un Climate City Contract, che già dalla parola sceglie appositamente il termine contratto sul clima, non perché sia giuridicamente vincolante, perché si tratta sostanzialmente di impegni che le città prendono e poi devono portare avanti, e nessuno può dirgli non hai rispettato il contratto, ma in realtà glielo possono dire tutti i cittadini e le cittadine, perché si prende un impegno pubblico dicendo la nostra strategia per arrivare allo zero netto delle emissioni entro il 2030 è questo, c'è una pubblicità molto forte di questo contratto che viene coscritto con quanti più partecipanti possibili, e sono particolarmente caldamente invitati, diciamo, anche la partecipazione e la sottoscrizione di grandi enti, le università, gli istituti di ricerca, le grandi aziende. L'idea è proprio di costruire insieme quella strategia di riduzione delle emissioni, anche perché se lo fa un'amministrazione top down e solo un'amministrazione, sappiamo per forza che non arriveremo a quell'obiettivo. Se invece partecipano associazioni, terzo settore, aziende, università, iniziamo allora davvero a creare una strategia di scala di riduzione delle emissioni che possa essere positiva. In questa idea della costruzione del contratto sul clima per la nostra città, per aderire alla missione, abbiamo pensato che si potesse legare molto bene con l'assemblea cittadina sul clima, nel senso che noi dobbiamo pensare a una missione che già nel nome è by and for the citizens, cioè pensata per i cittadini e le cittadine, e con loro, la loro partecipazione è cruciale alla riuscita della missione. Allora accompagniamo la fase di scrittura di questo contratto in cui ci prendiamo gli impegni di riduzione delle emissioni a un'assemblea sul clima i cui protagonisti, i decisori, sono i cittadini e le cittadine, si redistribuisce direttamente a loro la capacità di incidere politicamente sulle scelte e sulla direzione della città, in modo che quel contratto che deve essere partecipato per definizione lo sia direttamente anche dalle proposte che possono anche essere integrate e implementate negli anni, tra l'altro fino al 2030, perché è un contratto aperto comunque. Quindi sostanzialmente è una proposta che è venuta dal basso, dal movimento ambientalista, che è stata raccolta da una maggioranza di consiglieri e consigliere sensibili al tema, ha modificato lo statuto, che è la carta costituzionale di un comune in fondo, quindi ora abbiamo questo strumento, ci stiamo dotando del regolamento in modo da poi avere effettivamente, no, le gambe per questo lavoro, e la prima dovrebbe essere entro
insomma, se tutto va in porto come pensiamo, entro la fine dell'anno e poi si potrà appunto restituire e richiamare anche su altri temi che non siano il clima, ma era fondamentale, soprattutto per noi la prima, partire da questo argomento così centrale. Benissimo, grazie, grazie mille, super chiara. E io invito l'Innova, appunto, se qualcuno vuole avere maggiori informazioni anche su questo nuovo istituto, perché il Comune di Bologna è il primo, per quanto ne so, insomma, no, ad aver inserito questa cosa, adesso ce lo Tra i dirà, primi. tra i primi, ecco, e aver introdotto questo istituto. E quindi, insomma, se ci sono appunto domande, curiosità, siamo qua, appunto. Altrimenti chiedo subito appunto a Samuele Nannoni dell'Associazione Prossima Democrazia, e Stefano Socciu, che credo sia collegato. A parte Bologna, appunto, quali sono le altre esperienze di assemblee civiche più o meno che stanno prendendo campo in Italia? E se, cioè, se tu, adesso non mi ricordo, se tu o chi risponde a questa domanda? Buonasera a tutti e grazie. Allora, se va bene, io dico due parole su questo, poi vorrei fare una piccola domanda, poi lasciamo la parola a Stefano. Diciamo che al momento in Italia i comuni che hanno intrapreso una strada di regolamentazione dell'Istituto Assemblea dei Cittadini sono tre. Uno è Susa, che è stato il primo, quindi un comune della città metropolitana di Torino. L'altro è Milano e poi c'è Bologna. E la cosa curiosa è che tutti e tre l'hanno fatto in tre modi diversi. Susa ha adottato un regolamento ad hoc che parla solo delle assemblee, Milano lo ha inserito nel regolamento più generale di tutti gli istituti di partecipazione e, come ci diceva adesso la vice sindaca, invece Bologna ha fatto forse la cosa più interessante, ovvero quella di modificare lo statuto, che insomma è un atto ben, il più importante a livello comunale, per poi ovviamente andare anche a fare un regolamento attuativo che entri più in medias res. Adesso, come ci dirà adesso Stefano, tra un po' c'è un caso anche di un comune, un piccolo comune in Sardegna che invece sta passando alla fase pratica, ovvero sta realizzando quella che di fatto è la prima assemblea dei cittadini in Italia. Cosa interessante, lo sta facendo senza che il comune abbia prima creato un documento che la regolamenti. Questo per dire che in realtà per realizzare un istituto del genere, diciamo, non è obbligatorio prima avere le spalle coperte, diciamo, da un regolamento, uno statuto o che dir si voglia. Volevo fare una domanda così per approfondire quanto è stato fatto a Bologna dalla vice sindaca. Se ci dice se è previsto e nel caso da chi è che può decidere su quali temi si possono tenere le assemblee? Può farlo il Consiglio, la Giunta e i cittadini, nel caso con che modalità? Grazie. Allora, cioè proprio in questi giorni che stiamo scrivendo il regolamento, finendo di scrivere il regolamento, quindi insomma è oggetto ancora di discussione, però stiamo prevedendo entrambe le modalità. Ora sul numero di firme dei cittadini ci stiamo interrogando, no? Quale sia un numero di firme significativo, perché diciamo, già un'istruttoria pubblica comporta un grande lavoro organizzativo della macchina comunale. Quindi un'assemblea sul clima che prevede anche il gettone di partecipazione, coinvolge almeno 10 incontri se va come ci stiamo settando, no? 4 mesi di lavoro a maggior ragione, quindi dobbiamo prevedere dei criteri per cui chiaramente non si può attivare, non so, più di una volta all'anno, perché sennò non è compatibile proprio con l'organizzazione della macchina comunale, rischi di far deperire lo strumento stesso perché non ha le forze per andare avanti, però stiamo prevedendo che sia una maggioranza dei consiglieri e delle consiglieri, discutendo su quale numero possa essere corretto per l'indizione, sia una indizione invece che parte dalla cittadinanza, e in realtà stiamo ragionando anche su un'attivazione dei consiglieri e delle consigliere di quartiere, pensando magari a una maggioranza dei consigli di quartiere, però dico tutto questo in modo ipotetico, perché appunto è una discussione che si sta facendo e che è anche, diciamo, in mano ai consiglieri e alle consigliere direttamente, quindi finché non è definita ancora un po' aperta, però questo è l'orientamento che ci stiamo dando. Benissimo, grazie. Ci sono delle... Ah, prego. Non so se... Forse c'è bisogno del microfono perché... Arriva il messo comunale.
Probabilmente sì, nel senso che comunque sarà una cosa ufficiale, quindi verranno campione, cioè il campione è estratto a sorte, dopodiché cioè, noi abbiamo bisogno che quel cittadino sia molto consapevole di che cos'è l'assemblea, che cos'è chiamato a fare. Chiaramente prima e anche durante l'arrivo delle convocazioni partirà una campagna comunicativa importante per far drizzare le antenne a tutta la cittadinanza sul fatto che abbiamo istituito le assemblee cittadine e che si potrebbe essere convocati a farne parte. Poi ci sarà tutto sul sito, quindi se vieni convocato ti arriva la missiva, diciamo, hai tutti i riferimenti per andare ad approfondire il tema, però sì, vogliamo che ci sia una certa ufficialità della convocazione. L'assemblea è all'interno di questa assemblea, poi vengono i selezionati, individuati, non ho capito bene come. Allora cioè, stiamo i 10 studenti ad esempio, come verranno individuati quei 10 studenti che fanno parte del campione? Lì l'università, come noi stiamo pesando il campione, no? Pensando ce ne devono essere, noi abbiamo 6 quartieri in questa città, quindi sui 160 sappiamo che sono residenti della città di Bologna, allora ce ne vogliamo 10 per ogni quartiere, con un bilanciamento di genere uomo-donna. L'università dovrà fare lo stesso lavoro, siamo in contatto con loro in modo che anche loro all'interno della loro comunità possano individuare quei 10 o 20, stiamo discutendo adesso del numero, ma al di là di questo principio è lo stesso, partecipanti della loro comunità, immaginando quindi un bilanciamento, no? Magari non tutti del primo anno, alcuni non tutti dello stesso dipartimento, troveranno loro i criteri, però l'idea è che sia appunto un campione pesato, per quanto stiamo parlando di numeri che non sono, no, le migliaia di un campione statistico, ma non sarebbe gestibile per avere una discussione reale in cui tutti i partecipanti comunque possono dare un loro contributo. Anche di questo abbiamo ragionato tanto anche con il comitato tecnico scientifico del tavolo di negoziazione professor Levansky, perché comunque un tema fondamentale è garantire uno strumento in cui davvero la voce di ogni partecipante conta. Se arriviamo a numeri che magari creano un campione statistico anche più interessante, dopo però non c'è il tema del poter avere una voce, del poter partecipare attivamente, quindi questo ci sembrava un numero che potesse garantire un buon campione, ma allo stesso tempo di avere un ruolo centrale in un'assemblea. È una buona domanda, tra l'altro ho dimenticato una cosa importante, e cioè che quando arriva la decisione adottata, si spera col metodo del consenso e con la votazione solo, diciamo, in extremis, il Consiglio Comunale ha il dovere di una motivazione molto forte se si discosta dagli esiti dell'Assemblea. Questo per noi era un tema importante, quindi, perché molti istituti di partecipazione, no, c'è l'istituto di partecipazione, pensiamo a tante proposte di legge che arrivano in Parlamento, poi non vengono discusse nemmeno. Invece qui il Consiglio le deve discutere, stiamo pensando entro 4 mesi, e se si discosta dagli esiti dell'Assemblea cioè deve insomma darne una motivazione strutturata. E poi chi controlla, stiamo ragionando, però l'idea è di avere ancora una volta una compartecipazione, cioè Consiglio Comunale, Giunta, diciamo il settore amministrazione, ma anche il settore cittadinanza, eventualmente i garanti o il tavolo di negoziazione, in modo che sia tutto bilanciato. L'idea davvero nella costruzione, anche perché fortunatamente viene direttamente da un movimento che si relaziona con un'istituzione che sta recependo, chiaramente traducendo anche in un linguaggio amministrativo, ma si parte da un movimento, una partecipazione dal basso, secondo me sta venendo bene per questo, un bilanciamento costante, almeno la ricerca di un bilanciamento costante di potere, perché l'idea è proprio andare a redistribuire il potere di incidere ai cittadini e alle cittadine, non avere un altro strumento in cui l'amministrazione ha la sua voce, l'amministrazione ha già la capacità di amministrare. Qui si tratta di ribilanciare la partecipazione in una decisione fondamentale. Grazie Stefano, piacere. Ne ho 3 di domande, poi scegliete voi. Allora, la prima domanda è relativa ai costi.
Quanto costa organizzare un percorso del genere su una domanda? La seconda è qual è il ruolo dei tecnici comunali? Se è previsto un ruolo e quindi qual è la differenza tra gli esperti esterni e ingaggiati e funzionari interni? E la terza, se c'è un meccanismo, perdonatemi se nel caso sia stato già detto e mi sono distratto, se c'è un meccanismo di richiesta dal basso di un percorso del genere. Grazie. Allora sì, no, parto dall'ultimo perché avevamo detto, ma non ti preoccupare, sì, è un numero di cittadini, stiamo cercando di trovare un numero di cittadini che sia significativo, solo perché, come dicevo prima, non ci sono le risorse per poter attivare uno strumento di questo tipo tutti i mesi, perché la domanda sulle risorse ottime, io ho messo a bilancio per questa prima edizione 150.000 euro. Questo comporta tutto, no? Dal gettone di partecipazione alla facilitazione, per esempio vogliamo avere, per davvero fare in modo che tutte e tutti possano partecipare, abbiamo bisogno che durante le assemblee, quando c'è l'assemblea nella sua seduta, ci sia uno spazio dove i bambini e le bambine, magari figli di genitori singoli a maggior ragione, che sono stati convocati, possano partecipare tranquillamente, quindi non ci sono anche costi aggiuntivi di questo tipo. C'è la comunicazione, perché se non informiamo bene la cittadinanza su cosa stiamo facendo, poi vengono convocati, magari non hanno interesse a partecipare davvero all'assemblea perché non sanno, insomma. Questo più o meno dovrebbe coprire tutta la prima edizione. Se voi pensate che 150.000 euro è il budget del bilancio partecipativo di un quartiere per un'edizione, stiamo parlando comunque di costi molto alti, che quindi non possono essere... Complessivo, sì, tutto. L'organizzazione e anche i gettoni di partecipazione, l'area per bambini e bambine durante l'assemblea, tutto. No, dicevo il budget che hanno i singoli quartieri è 150.000 euro per un quartiere in una edizione di un anno, quindi comunque stiamo parlando di risorse molto alte all'interno dei meccanismi della partecipazione, ovviamente, no? Prego, poi chiederei anche a... No, c'è un'altra domanda, vai. Sì. Pure. Non ho sentito l'ipotesi, se c'è un'ipotesi anche di sorteggio, nel senso che ho conosciuto la vicenda dei prati di Caprara, che un modo di costruzione, non a caso anche quello guidato da Levansky, che ha visto un sorteggio condotto con i criteri poi demografici di bilanciamento eccetera, però su una platea di persone che si erano già mobilitati sull'argomento principale. Non so, mi è sembrato... No, anche... è un campione estratto a sorte. Scusa. Chiedevo perché lo strumento sorteggio mi è sembrato che negli esempi che sono stati posti dal panel comparesse ogni tanto, e allora chiedevo come mai non c'era. La seconda domanda che volevo fare è quanto si accennava al bilancio partecipativo, che ha una storia di 3 anni, 4 anni, non 5 anni, non tutto l'intero mandato precedente, direi. 3 anni sicuramente, forse qualcosa di più. Il problema è che le cose deliberate a livello di quartiere, con meccanismi anche abbastanza complessi, dopo 4 anni alcune non sono ancora state, non sono ancora arrivate in porto, per un importo che sì è importante, però diciamo che nella quantità di richieste che erano state messe avanti dai cittadini erano anche modeste viste dall'altro punto di vista. Allora mi chiedo, la macchina comunale che poi deve a un certo punto, finite tutte le discussioni, tutta la partecipazione, deve poi implementare quello che è venuto fuori. È poi pronta? Questa sicuramente è la sfida, sono sincera, nel senso che anche sul bilancio partecipativo c'è in atto una riflessione anche all'interno dell'amministrazione proprio su come risolvere il problema che lei
solleva, nel senso che siamo perfettamente consapevoli del fatto che alcuni progetti stanno vedendo ora l'attuazione rispetto a 4 anni fa, quando magari erano stati votati. Quindi c'è un ragionamento ora in atto su come velocizzare i tempi di attuazione del bilancio partecipativo. Io penso che l'Assemblea cittadina sia più di strategia e su macro obiettivi, non credo andrà su dei obiettivi così specifici come magari un piccolo cantiere all'interno di un quartiere, ma a maggior ragione penso che questo sia fondamentale, perché così i cittadini e cittadine hanno, a differenza di processi partecipativi visti in passato anche in altre città, davvero la capacità di incidere non su piccole cose ma sulla strategia d'insieme. E, per esempio, per l'assemblea che sarà sul clima collegata al contratto, stiamo parlando davvero di un progetto che impatta il futuro della città, cioè in maniera viscerale. Quindi è una sfida sicuramente. Mi ero dimenticata la domanda di prima: come sono coinvolti i tecnici? Sono coinvolti da regolamento i tecnici, la giunta, il consiglio ha il dovere di dare tutte le informazioni che servono per l'attuazione della linea che stava prendendo l'assemblea, tutte le informazioni in loro possesso, di essere proprio dei facilitatori anche di trasmissione di informazioni e anche di fattibilità, perché magari alcune cose non sono una competenza comunale ma sono una competenza regionale. Questo è bene che un'assemblea lo sappia subito, così non perde tempo a discutere di quello ma passa a qualcosa che è nelle capacità di un'amministrazione come un ente locale, per esempio. Quindi proprio per regolamento hanno un dovere di facilitare anche la trasmissione di informazioni necessarie per mettere in campo le decisioni. Grazie mille. Io ho...